Bentornati su Itinerari di Pesca. Quest'oggi, come sempre, salutiamo un fan, o più di uno, prima del video della nostra pescata che pubblichiamo ogni sabato. Quest'oggi andiamo a salutare Fenont 2. Grazie mille per tutto il supporto che dai a noi, al canale e a tutto il nostro progetto. Detto questo, ragazzi, una pescata in cerchio invernale, e intanto arrivano le vostre notifiche, una pescata in cerchio invernale molto difficile, ma dove Michael ha fatto il pezzo. Detto questo, ragazzi, buona visione! Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Quest'oggi abbiamo deciso di affrontare, in questa giornata dicembrina, quindi siamo al 3 di dicembre, il fiume Serchio. Siamo tornati a Monte San Quirico, ma nella parte alta, perché siamo sopra il ponte di Monte San Quirico. Quindi dove siamo? Appunto a Monte San Quirico, in provincia di Lucca, sul fiume Serchio, congelati dalla testa a piedi. Sì, quindi sta meglio. Si sta un po' meglio, avevamo provato un colpetto al ponte del diavolo, ma non è andata. No, zero. E siamo venuti qua. Detto questo, oggi quali tipi di pesci cercheremo? Quali tipi? Barbi, cavedani, barbi, cavedani, carpe. Magari qualche carpettona. Quali utilizzeremo? I gattini, poi se hai qualcosa. Io mi sono portato un po' di pellet alle spezie un po' di pasturina all'aglio. All'aglio, molto aglio. Facciamo qualche prova, principalmente andremo però di bigatto e bigatto incollato e vedremo se questi approcci funzioneranno bene, già lo scuse di incollare. I permessi necessari per pescare sul cerchio? La tassa governativa, il permesso di acqua interne. Bollettino postale, 35 euro. Abbinato a un documento. A un documento di intervallo. Servizi purtroppo non ce ne sono, c'è quel muro che vedete alle mie spalle, ottimo per la pipì. E niente, abbiamo detto comunque le specifiche, abbiamo detto un pochino tutto. Ci siamo, non ci resta come ci approcceremo a questa giornata. Feeder fishing pesante. Pesante perché la corrente è piuttosto importante e niente, non ci resta ragazzi che metterci in pesca. Eccola la prima per Mick. Dov'è? Male? Ha preso la corrente? Si è infilata laggiù ragazzi. Ferrata al volo. Ma non c'è stato verde per ora. Si è infilata, eh? Dai, vediamo se riusciamo ragazzi a portarla fuori da quel buco là. Vediamo se Michael si inventa qualcosa. Vai ragazzi. Hai preso il pesce? Sì, pesce corda. Pesce corda.
Vabbè, facciamo vedere dove stiamo pescando, perché. Ma dammi una mano. Guarda là, guarda che casino. Secondo te io vado laggiù? Sì. Un cazzo che vado laggiù! Tiè, te la tengo così, se poi finisce. No, finisce. Michael, finisce nell'acqua, te lo dico, meglio di far il finale. Grazie. Aia! Guarda che culo, ma guarda che culo! Che culo! Via, vediamo se si piglia l'acqua. Ecco! Quella sottosponda che dicevamo sposta lì chi se ne frega. Bella comoda, tanto un parte. E poi invece visto, tac! Che sarà secondo te da come tira? Non è una carpozza. Bacino? Vai ragazzi, avviciniamola e ci si rivede dopo. Ripeti? La barba! Bello, bello, bello. Vengo di là, ci arrivo col guadino? Sì, però testa di mugine è allentato. Attento. Bel barbo bianco. Vai. Il Barbeido. Vai. Questo è bello, eh? Sì. Proporzionato. Bel barbozzo. Via ragazzi. Primo pesciotto. Primo pesciotto della giornata è arrivato. Vai. Diamogli la libertà, però prima la fotina per Instagram. Adesso è la libertà. Andiamo a dare la libertà, via via che devi farti sto bimbo, guardina fine la testa come se non ci fosse un domani. Là, vai bimbone. Yeah, vai. Però vai, eh. Però vattene, so che sei affezionato. Eccolo lì. E se n'è andato. Primo pesce della giornata. Via, via. Me ne fai pigliare una anche a me? Se vuoi. Andiamo, via. Eccolo, una partenza dopo mille anni. Speriamo di portarla al termine. Dove l'hai? Non giù, ma fortunatamente ce l'ho fatta schivare via. Sì? Sì. Che filo c'hai? C'ho. No, ma è la. È vicina però alle piante laggiù, cioè sta attento. C'ho un 26 finale del 18. L'ho dovuta forzare in una maniera La devi forzare. Emozioni, grandi emozioni! Finalmente però, grandi emozioni. La giù, vai, 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 vai. E là nel mezzo? Sì. Dalla parte di là. Vado a levare l'altra canna? No, è molto, più qua. Più qua di là. Vai nel mezzo a cannetta, vai. Torna meglio per combattere. Che vedete ragazzi, noi si sta pescando in mezzo a questi piloni. Ah cazzo, l'hai laggiù un corrente. Dio. Speriamo che venga, speriamo. Sì. No, è uscita! Merda. È perché c'avevo questo qui in mano. Hai fatto una guadinata epica. Vai. Io bestia. Sì. Poco speranzoso, totalmente non. Quando a un certo punto, visto fa. Era sul disperato andare. Comunque ragazzi, il suo flex del 18 ne ha fatto. Perfetto. Ne ha fatto una piega. Sì. Ma se non struscia, il problema è quello dello strusciare, cioè laggiù
Siamo tra scogli, come al solito, alberi, scogli, c'è di tutto. Sì, no, quello che ne si pesca... Ecco. La bellina, la bellina. E Nicola, ha portato fortuna a farti vedere qualche foto. Eh sì, ma dai carpettoni. Tac, via ragazzi, fotina per Instagram e poi ridiamo la libertà a questa meravigliosa combattente. E andiamo a dare la libertà a questa bella bimbona. Mettiamo la sponda bassa, ragazzi, in maniera tale da non sforzare né lei. Oddio! Cioè, io già ho fatto un volo, ne vorrei fare un'altra. Eccola lì. Aspetta. E guarda come sta bene. Vai. Allora, intanto c'era una questione di una fanciulla che ci guardava ammirata. Sì, ne passa le più di una. Detto questo, ragazzi, vai! Seconda cattura della giornata, due strappate da Michael, un bel barbo, una carpa. Forse siamo rientrati in partita. Forse, andiamo. Forse. Eccola al volo di Michael e parte. Poi ci diranno, ma perché scappate e correte? C'è il suo motivo, perché siamo, lo ripetiamo, siamo laggiù, siamo dentro là, guardate là cosa c'è, uno e uno due, gli scogli, quindi c'è da partire e spostarsi. Questo giovino è fatto. No, non lo so, bastarde, mamma mia. Allora, si mettono tra gli sassi. Oh, che roba è! Oh, che roba è! Oh, che roba è! È grossa? Ho visto male! Non lo so, non l'ho visto. Madonna mia! Mamma mia, che barbo! Mamma mia! Zitto, zitto, zitto! Si devo trovare come. Scusate, le riprese! Leva, leva la riprese, leva! Che bel record, Nicola! Scusate il casino! Mamma mia! Ecco come girava! Hai visto che ha fatto un po'? Bello, 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 enorme questo barbo qui, enorme! E attento! Ce l'ho, ce l'ho! Oh. Scusate ragazzi, non si è vista la guadinata, ma. Bello, bello, bello! Mamma, tieni la canna, mamma! Vai! Lato. Ah, no, questo è 3 kg, questo è minimo 3 kg e mezzo, 4 kg di barbo. Ma ragazzi. Ragazzi, è impressionante, bello, bello. Aggiungi anche te, mamma mia, che barbo. Vai, fallo vedere la telecamera perché ci merita veramente. Mamma mia, da che barbo! Tutto il giorno! Ha faticata, ma alla fine. Faticata, ma io la faccio se vengo in questi pesci. Eccolo lì. Alla faccia di chi dice che a novembre non si pigliano. Prendi, ma quelli grossi. Mamma mia, vai a far vedere. Mamma, guarda che bocca! Guarda che bocca! Barbo! Vai ragazzi! Vabbè, dalla pinnone! Fotina per Instagram e poi gli diamo la libertà. Vai! Aspetta. Vai, vediamo il peso. Porca, ferma. 2,9 kg, dai. 2,9 kg. Starà. 2,9 kg di barba. Basta? Può andare bene? Bene. Vai, andiamo a dare la libertà. Eccoci qua, la liberazione di questo meraviglioso barbo. Sempre che io vado nell'acqua, è stanco ragazzi, eh? Lo ossigeniamo bene. Eccolo qua. Ecco, piano piano riprende energia. Bello però, eh. Bello, bello.
Eccolo qua che sei. Non vedete che... Parente. Eh no, peccato, quello sì. Eccolo qua che se ne va. Piano piano. E riprende la corrente. E se ne va. Ciao Arbo! Era stanco, sì, ma vedi, un po' di corrente e si è ripreso subito. Stava solo riprendendo fiato. Intanto là ci sono Angelina e Gwendolina bla bla, che ci guardano stupefatti. Vieni il Michael. Allora, la carpa, i barbi, l'iperbarbo, io direi che ci siamo, ragazzi, per una giornata di 2 di dicembre, oggi siamo il 13, oggi è il 3. 3 di dicembre, a chi dice che è d'inverno, quelli di DP. Che altro ha fatto delle cose, guarda. Che ha fatto, che ha fatto? Che ha fatto? Si è piantato là, nel mezzo. L'ho fatto vedere là. Ho aspettato, cioè ho rilasciato il tuo lente, ho aspettato. Sì, va bene, sei quando bravo. Si rimuoveva, sei l'ho bravo. Rinforzato. È bravo. È venuto sotto, mentre te cosavi la canna, lui si è ripiantato lì sotto. È bene. Ho fatto uguale. Ho allentato, ho visto qua. Lì è partito e l'ho rinforzato. E l'abbiamo preso. Uno. Via ragazzi. Si vede staccare il quarto pesce della giornata? Tanto lui si va a fare una seghina dietro un angolo. Perché è tutto contento. Vai, rimettiamoci in pesca. Bene ragazzi, siamo qua e andiamo a vedere. Che bella la mia barba lunga, io la adoro. Mi piace. Anzi, però. Anche lui. Tagliare. Imitalo. Oddio, poco, eh. Imita un pochino. Lui proprio. Un pochino io. Cioè, si vede, però. Imita un pochino lo zio Nico, zio. Ormai è diventato zio Nico. Detto questo, ragazzi, vediamo la montatura che stiamo utilizzando. Siamo io e Michael, è una montatura molto simile. Per cercare appunto il barbo e la carpa in questo bellissimo fiume. Ah, questa qui è la montatura, quella che si è usata. A pendolo, sì. Che si è usata sotto sponda, dove ci ho preso il barbo, quello da 1,8 kg. Se io questa villa volevo mettere da un'altra parte del video, non mi tocca mettere dopo il barbo da 1,8 kg, va bene? Via. Che volevi mettere? Tanto si rifà, ma che vuoi fare? Ma diteglielo anche un po' nei commenti. Ma che vuoi fare? Quanta pazienza portarsi i ragazzi a pesca, andiamo. Allora, trillatura. Brillatura va benissimo, sì. Di 40 cm. Vediamo perché questa brillatura. Abbastanza lunga per contrastare sia rocce che canneti, come sia lì dietro. E anche per evitare l'usura comunque del passo da sì, preso. L'usura del passo da preso. Poi il nodo in cima fa da stopper. Leggero, ma. Poi, per farvi vedere qualcosa di diverso. Non ho messo il solito stopperino della presto, gancio rapido. Ho messo questi qui, che li vende anche la Trabucco. Sì, li fa un po' tutti quelli, li fa anche la Colmi, ci sono gli agganci a C. Sì, quindi con la guaina. La guaina in silicone. Guaina in silicone. Guaina qua, vale. Finalino, come vedete, molto catturante. Quanto sei lunga a spiegare le cose. 20 centimetri, forse qualcosa meno. Almeno del 14, okay. Perché non è richiesta sottosponda un'eccessiva forzatura. E bigatto incollato. Vai. Allora, qui da quel di Monte San Quirico, ora ci mettiamo a rifare la montatura di Michael. Fatto. Detto questo, ragazzi, ci vediamo fra un po' e niente, torniamo in pesca. Ragazzi, anche questa giornata è giunta al termine. Io direi molto bene. Direi molto molto bene per Michael, ma bene anche per me, devo dire. Comunque il suo bel barbo da 1,5 kg e poi il mega barbone. Poi il mega barbone da 2,9 kg. Io finalmente, ragazzi, dopo una stagione intera riesco a staccare la mia prima carpa del cerchio. Avevo fatto delle prove tecniche in Bisenzio con una carpa nel fiume Bisenzio, ma finalmente l'ho cercata per un anno. Io che non sono mai stato pescatore. L'hai già prese, però così no, cioè, tutte piccoline, la mia prima carpa decente, discreta di fiume, in una condizione poi tra l'altro che avete visto, che abbiamo fatto nelle riprese, per niente fa. Poi vi ripeto, il barbosauro roba da chiodi, che ora Michael si sta occupando dell'iscrizione a scuola, perché insomma è un bimbetto. Detto questo, ragazzi, vi ricordiamo. Sì, non l'avevo capito. Ci è arrivato ora, con calma. Le canne, come sempre, lo sapete, sono sempre in pesca, quindi ogni tanto diamo un occhietto perché non possiamo perdere un attimo. L'abbiamo detto, qui siamo in mezzo. Soprattutto se girano qui. C'è la roba lì.
Detto questo, ragazzi, vi ricordiamo come sempre, naturalmente, che se il video vi è piaciuto, commentare, condividere, iscriversi al canale e cliccare mi piace. Venite a trovare sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/Canale di Pesca e infine su tutti gli altri social, Instagram, Telegram e Twitter. Un'altra cosa che non diciamo ultimamente quasi mai, però è sempre comunque valida, vi ricordiamo che se volete potete venire a pescare con noi. Come si fa, Michael, a venire a pescare con noi? Innanzitutto mettere interessato, o meglio partecipare, se proprio siete sicuri di partecipare all'evento. Quando mettiamo appunto, noi pubblichiamo gli eventi su Facebook, uno mette interessato e partecipo. Poi però la cosa ancora più importante qual è? Sì, di mandare un messaggio in privato sul gruppo. Sulla pagina Facebook, mandate un messaggio privato in maniera tale che vi rispondiamo e ci organizziamo per la pescata. Perché è importante il messaggio privato? Perché lì ci potete dire taglia, colore della maglietta, perché come sempre, quando è nato il Canale di Pesca, regaliamo la maglietta a chi viene a pescare. Scusate che sto digerendo le focaccine. Detto questo, che scena di... Detto questo, ragazzi, e quelli che mi tocca vedere a me, davvero, anche te oggi sei fissato due o tre volte io poi c'è te legnate e quello non ce l'ho fatta riprendere. Ah, però una cavolata una l'ho presa, una cavolata di Michael. Detto questo, ragazzi, vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto il video fino qua. Mi raccomando, ragazzi, parlate al mondo di Canale di Pesca, così cresciamo un po'. Detto questo, vi salutiamo e vi ricordiamo, come sempre, il nostro motto, Catch and Release.